Buon mercoledì 10 luglio. La liturgia di oggi è sorprendente relativamente alla capacità di interpretare la contemporaneità alla luce di testi che retrodatano 2000 anni, 2800 anni, molto tempo fa. Una scrittura piena di saggezza ci riporta alla contemporaneità con uno sguardo rispetto al quale scopriamo una novità, un richiamo, un monito che scuote profondamente il nostro cuore e la nostra coscienza e ci impone con delicatezza, gentilezza poetica, un percorrere il nostro cammino sempre nella prospettiva di quella strada facendo, accogliere una chiamata, una vocazione nella nostra fragilità, nel nostro essere peccatori, nel accogliere la dimensione della misericordia, strada facendo. Non costruiamo luoghi edificati statici, immobili. Stiamo nella semplicità di un cammino, strada facendo. Vedete, allora come oggi, l'umanità è chiamata a essere testimone e protagonista di un cammino all'insegna dell'ascolto, dell'obbedienza a una parola che ci trascende. A una vita che è prima di noi, che sarà dopo di noi, alla quale noi apparteniamo. E questo è il senso profondo dell'ecologia, radicale, integrale, vista dalla prospettiva antropica, ovviamente, liberata da ogni desiderio insano di colonizzare e possedere, semplicemente strada facendo, accogliendo quella domanda che non ci chiede di essere perfetti, ma di vivere nell'imperfezione e nella umiltà. Questo renderebbe sicuramente più sereno l'orizzonte di senso della nostra esistenza, sicuramente ci libererebbe da qualsiasi tentazione di violenza e di guerra. Allora sì, potremmo diventare veramente costruttori, architetti di pace. Dal libro del profeta Osea. Vita rigogliosa era Israele, vita rigogliosa era Israele, è l'umiltà oggi in tutta la sua, l'umanità oggi in tutta la sua umiltà e potenzialità. Vita rigogliosa era Israele che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Siamo nella rigogliosità della vita. Il loro cuore è falso. Passaggio straordinario. Se noi ci lasciamo andare alla pienezza della vita, troviamo il frutto, ma il cuore rischia sempre di essere falso. Il loro cuore è falso. Orbene, sconteremo la pena per questa falsità, oggi come allora. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele, quando gli altari e le stele sono fonte di testimonianza di ipocrisia e di falsità. Penso all'integralismo religioso supponente che costruisce divinità a propria immagine e somiglianza. Allora diranno: non abbiamo più re perché non rispettiamo il Signore. E invece che cosa facciamo noi? Strumentalizziamo anche la parola di Dio per costituire dei re supponenti. Ma anche il re che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua.
Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Le alture dell'iniquità. Oggi viviamo in una globalizzazione che dissemina disuguaglianza, iniquità e ingiustizia, anche spesso in nome della legge. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti, copriteci e ai colli, cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Seminare secondo giustizia. E mietere secondo bontà, che significa tradotto concretamente, condivisione e convivialità, non appropriazione. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Certo, per i non credenti questo ultimo passaggio, ma io non sono credente. Se non siete credenti, se non siamo credenti o dubbiosi, cerchiamo almeno la pienezza della vita alla quale noi apparteniamo e che non potrà mai essere sotto il nostro dominio. Quando noi interpretiamo la vita nei termini del dominio, facciamo danni. Dunque, facciamoci avvolgere dalla pienezza della vita anche nei momenti di difficoltà, e la vita continuerà a germogliare, e questo significherà che oggi il cambio d'epoca nel quale noi stiamo percorrendo la strada, facendo questo peregrinare, questo cambio d'epoca, sia occasione di resurrezione. Dopo i grandi travagli della contemporaneità, venga il tempo della speranza, della resurrezione, del rispetto e dell'amore per la vita, nella salvaguardia del pianeta, nella pienezza della giustizia. Ma andiamo a leggere il Vangelo di oggi, il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù disse loro, scusate, diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciare e guarire ogni malattia e ogni infermità. Vedete? Il mandato è quello della salvezza, della salvaguardia del creato, delle creature. I nomi dei 12 apostoli sono, e qui li nomina. Vedete, c'è una relazionalità nella dimensione dell'amicizia, dell'amore. Ti chiamo per nome, ti ascolto nella pienezza del tuo nome. Primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano. C'è un po' di tutto, gente semplice, l'esattore delle tasse, poi c'è anche il traditore, pescatori. Ma hanno fatto un corso di formazione, rispondono a una chiamata. Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questo è il quadro. Gente semplice, non è un esercito, non è un partito. Certo, incideranno significativamente sulle sorti dell'umanità. Ieri, ma anche oggi. Se sappiamo cogliere la discepolanza come un'occasione di accogliere semplicemente una chiamata, senza giudizio nei confronti del prossimo, disponibili a essere testimoni di un cammino. Questi sono i 12 che Gesù inviò. Non vanno per conto proprio, sono inviati, ordinando loro: non andate tra i pagani, e non entrate nelle città dei samaritani.
qui c'è un passaggio veramente straordinario. Molto spesso i nostri temi della colonizzazione fanno presumere che noi siamo perfetti e che dobbiamo in qualche maniera liberare gli altri dalla loro ignoranza, dalle loro culture. E che cosa facciamo? Anziché metterci prima di tutto in discussione, vogliamo imporre agli altri il nostro modo di vedere. Qui invece vedete, io dice no, adesso prima di andare in terra straniera, non mettetevi in testa di colonizzare, ma prima di tutto sia un'occasione di esame di coscienza relativamente alla propria terra e alla propria appartenenza. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, il popolo di Dio. È il primo a dover prendere coscienza del proprio tradimento. Noi che ci riteniamo, per cultura, per potenza, superiori agli altri, prima di andare a incontrare il prossimo, e vendiamo noi stessi, è la formula straordinaria attraverso la quale prendersi cura dell'altro significa prima di tutto prendere coscienza dei nostri limiti e dei nostri peccati. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è vicino, è nella prossimità. È un brano del Vangelo, quello di oggi, che armonizzato con il testo del profeta Osea ci porta in una prospettiva veramente di trasformazione evolutiva, nella pienezza di una vita che ci richiama costantemente alla bellezza della conversione, del cambiamento radicale di mentalità. Buona giornata a tutte e a tutti.